Volevo innanzitutto ringraziare l'insieme composto, no? Che faccio una sottolineatura di valore. Ci siamo conosciuti a Roma 4-5 mesi fa, ragionando sulla forma, che mi occupo sostanzialmente di forma nella mia attività, del gruppo che si era incontrato a Roma, io proposi quella dell'insieme composto. L'insieme composto è un insieme che, più che contrari, appunto presuppone una relazione tra opposti. Non c'è niente di più opposto che me e Serafina, ad esempio, assoluto rispetto e assoluta stima che ho nei confronti di Serafina, nel senso che provo, secondo me la città è molto più in ritardo rispetto ai territori, cioè le cose nuove si stanno facendo non rispetto alle questioni della comunicazione relativamente al quale Paolo è davvero presidente, ma rispetto alla riorganizzazione del tessuto sociale. I territori sono molto più avanti, hanno maturato prima la sconfitta. Hanno maturato la prima sconfitta perché la nostra identità è stata macinata dall'urbanità. Completamente, tutti i paesi sono città. No? C'è una uniformità di identità e quando è arrivata la crisi di sistema dell'ottobre del 2008 ha sottratto le possibilità soprattutto ai nostri territori, i quali si sono dovuti riorganizzare prima e si stanno riorganizzando prima che le città. Rispetto al discorso sulla riorganizzazione dei sistemi, no, credo che i nostri territori rurali, montani, ex rurali, industrializzati e poi dismessi, siano più avanti. Sulla questione della comunicazione la città ancora domina. Perché dicevo gli opposti con Serafino? Perché il discorso sul potere si pone, secondo il mio punto di vista, fra la Democrazia Cristiana e il PC. Stiamo cercando di fare questo e le cose, come dire, attraggono, sono diventate dei nodi di attrazione. Lo stiamo facendo all'interno di un istituto di ricerca che si chiama Mondi Vivo, stranissimo, che presuppone l'invisibilità completa, totale, e la sua estinzione nell'immediatezza degli obiettivi raggiunti, quindi speriamo presto. Io vi saluto, vi ringrazio e grazie. mondivivo.com, ci vediamo in movimento sopra Facebook e ci vediamo lì. Ciao, grazie. Ringrazio Paolo, Alessandro e Serafino.